partente da poco, da 2 mesi, però c'era questo viaggio insieme al grande Dario Fo. Ah, madonna! E abbiamo trovato questo filmato, questo c'è, ed è un momento bello, sono sicura per te che ricordi con orgoglio, perché proprio in quel momento ho attraversato, credo, Firenze, e poi in macchina improvvisamente avevo un premio Nobel, perciò vediamo, è stato incredibile. Vediamolo. Come sono entrato? La prima ragazza che ho visto sul palcoscenico che stava facendo una prova era lei ed era bellissima. Alle 12.30 le agenzie giornalistiche diffondono un'esaltante notizia. Dario Fo è premio Nobel per la letteratura. Glielo comunichiamo immediatamente con un cartello improvvisato. Guarda che cosa hai vinto! No! Che bello, Dario! Ma tu lo sapevi? No, non lo sapevo, l'ho visto adesso. Ma io non ne parlavo. Hai vinto il Nobel. Io non ne parlavo. Ma è geniale questa cosa. Adesso dovrò preparare dei discorsi. E devo andare subito a farmi fare il frate. Tragedia. Ambra! Che bel momento. Incredibile. Ma io ti devo dire la verità, cioè in quel momento lì forse il valore che gli attribuisco oggi non glielo stavo dando, no? Anche perché era una situazione delirante, noi siamo andati a festeggiare in un autogrill e sono arrivate delle persone che hanno spostato Dario per farsi una foto con me e lì ho capito che la vita è proprio così, cioè questa roba qua. Io dicevo ma che strano, eppure no? E lui poi mi guardava come a dire ma chi l'ha vinto sto premio? Io no, timidamente e candidamente ho detto, perché no? L'aveva vinto lui. L'aveva vinto lui e quel cartello che ho conservato io, che lui mi ha autografato, innanzitutto era una neopatentata, la responsabilità di portare a Milano un premio Nobel dopo quella notizia era diventata insostenibile. Chissà con che ansia hai guidato. Avevo tutte le spalle incriccate, sono arrivata che io e la macchina eravamo una cosa sola. 9 ore ci ho messo per portarla a Milano, credo sia stato il viaggio più lungo della storia dei miei viaggi. Siamo arrivati davanti al Carcano dove c'era la sua adorata Franca Rame, che era in scena quella sera e lui tra la folla comunque continuava a gridare il mio nome, un uomo immenso, non so, mi ricordo solo che quando lui gridò Franca, perché voleva sentire lei e non si riusciva a chiamare, il telefono era ovviamente in tilt. Quel Franca è il più bel ti amo che io abbia mai sentito in tutta la mia vita, davvero. Bello. Un po' come quando Fellini ha vinto l'Oscar, ti ricordi? E lui ha chiamato Giulietta. Ha detto esatto. Giulietta non piangere, Giulietta don't cry, era un ti amo. Sono delle piccole... parole che però rimangono, vedi tu ancora oggi ricordi quello. Sì, io mi ricordo proprio quel suono lì, quel grido a cercarla e io mi sentivo pure un po' inadeguata anche lì perché senti,